cioè questa pista qua pedonale mi sembra inutile, anche perché la via Inganni si è ristretta. Io due venerdì fa avevo dietro di me un'ambulanza, io non sapevo dove andare, quello dell'ambulanza è sceso, ha tirato ostie e madonne a tutti, non a noi, però, e aveva ragione, dove doveva andare, come faceva a passare? E se poi tu ti trovi davanti l'autobus, la 49, la 58 o l'AMSA, dove andiamo? Stiamo dietro e aspettiamo. Adesso, quando iniziano le scuole, voglio vedere che cosa diventa questa via. Ma chi è che ha avuto questa brillante idea? Bisogna veramente dargli un premio, Ecco, quali sono i rischi per i pedoni? Ma che, abbiamo un marciapiede, signora. Cosa ci serve a fare questo? Uno di là e uno di qua. Abbiamo i due marciapiedi enormi. Io parcheggio anch'io la macchina da questa parte, ma non avevo bisogno di avere il passaggio per scendere. Assessore Bolognini, come commenta questa opera? Guarda, è un'assurdità, è un'eresia, assolutamente non c'era bisogno, era già stato fatto il precedente tratto della via prima dell'estate, tutti hanno visto appunto che era una follia, che portava confusione, che creava intralcio, riduceva la circolazione dei mezzi perché le due corsie si passava una. Il consiglio di zona, residenti e commercianti hanno chiesto al comune di eliminare il tratto già realizzato, la sorpresa di oggi invece è che viene allungato per tutta la via anche in questo nuovo tratto. È veramente una miopia, un'eresia di questa giunta, va assolutamente cancellata per il bene dei cittadini, che tanto chiedevano il raddoppio dei parcheggi perché è una zona dove c'è criticità nella sosta e invece si trovano cornuti e mazziati perché lo spazio per mettere le macchine nel caripesce non si è trovato e si è invece realizzata questa corsia che, ripeto, è assolutamente inutile e pericolosa. Perfetto, grazie. Grazie a lei. C'è che la giunta Pisapia ogni giorno se ne inventa una, ma per complicare la vita ai cittadini. Ditemi voi a che cosa serve togliere un pezzo di carreggiata alle auto e agli autobus in transito per fare un'area non per le biciclette ma per i pedoni, che secondo qualche genio della giunta dovrebbero camminare in mezzo alla strada in questo metro, mettendo a rischio loro, le macchine, le biciclette, cioè non si capisce veramente il senso di questa spesa. No, non è una pista ciclabile. Non è una pista ciclabile. Uno dovrebbe passeggiare in mezzo alla strada. Togli spazio alle macchine, togli parcheggi, perché qua il problema del parcheggio è un gran casino. Il comune ci dice sì, è vero, non ha molto senso, è una sperimentazione. Ecco, voi avete provato a chiedere il criterio qual è? I cittadini sommossi, i commercianti sommossi, perché non ha senso togliere un pezzo di strada, anzi aumenta l'insicurezza. Il comune ha risposto: è una prova, vediamo cosa succede. Dovremmo fare i parcheggi all'isca di pesce, però non abbiamo i soldi per farlo. Cioè, mi rifiuto di pensare che un comune come Milano, in via Inganni, che è una via importante, non abbia soldi per fare due parcheggi e si inventi un caso, penso unico al mondo, di pista per i pedoni in mezzo alla strada. Che cosa si può fare a questo punto? Tornare indietro. Si può dire: abbiamo scherzato, togliamo questa pista pedonale in mezzo alla strada, rendiamo più parcheggi ai cittadini, anche gli automobilisti possono tranquillamente scendere passeggiando qui in mezzo e sistemiamo un po' l'area verde che c'è qua. Questi sono veramente soldi sbattuti via, basta chiedere a uno qualunque dei commercianti e dei residenti, non ne trovate uno che la ritenga una scelta intelligente. Mi sembra una giunta sul traffico abbastanza allo sbando. Ma c'è in altre zone della città? No, è un'esclusiva di via Inganni, quindi i cittadini di via Inganni sono privilegiati perché hanno la fortuna di avere questa pista per passeggiare in mezzo alla strada, questa nuova, immagino che soprattutto gli anziani la sfruttino molto. Ho una mail sia all'assessore Maran che anche al presidente del consiglio di zona in modo da segnalare le problematiche di queste diciamo, strisce che sono state fatte, e mi hanno risposto con due mail dicendo praticamente che in concomitanza con la vicinanza della metropolitana e soprattutto per i numerosi veicoli che passano in questa zona erano state fatte queste strisce per l'incolumità delle persone. Quindi niente, aspettiamo delle risposte da parte dell'assessore e anche da parte del dottor Maurizio Bodria, che è uno dei responsabili del settore procedure sanzionatorie e del traffico di Milano. Il quale segnala, mi pare, che non ci sono fondi. Dice che non ci sono fondi, eppure hanno fatto lo stesso questi lavori.